Siamo con Enrico Rota, past president del Consorzio Val Calepio, delegato Expo per la Val Calepio. Come vi state preparando per questo grande e importante appuntamento? Ci stiamo preparando con una grande attenzione e oserei dire dedizione. Gli appuntamenti sono tanti. Quello chiaramente più visibile a livello mondiale è e rimane Expo a Milano, dove in questo momento stiamo cercando di interagire con la regione per cercare di trovare una giusta collocazione per tutti i produttori lombardi, in quanto la regione stessa ha deciso di non essere presente all'interno del padiglione vino perché ha chiaramente un suo spazio dedicato, essendo la regione ospitante. Questo però penalizza tutti i produttori di vino della Lombardia, tutti i consorzi. Purtroppo sì. Il fatto che la Regione Lombardia non abbia deciso di non essere presente all'interno del padiglione vino andrà a sottolineare la mancanza di tutte le denominazioni di origine della nostra regione. E questo vi penalizzerà di fatto. Sì, chiaramente non solo i vini bergamaschi, ma chiaramente tutti quelli della nostra regione, fatte un paio di eccezioni. Senta, su Bergamo vi state preparando per la Bergamo Domus e poi una gran serie di iniziative anche proprio nelle aziende, il sabato e la domenica e gli aperitivi del giovedì. Ce ne vuol parlare? Più che volentieri, Domus Bergamo, o meglio Bergamo Wine 2015, ha proprio come tema principale il vino. Un terzo di questa struttura che verrà realizzata in Piazza Dante ospiterà oltre 100 vitigni autoctoni italiani, una folta rappresentativa bergamasca che comprenderà tutte le denominazioni che abbiamo, da Val Calepio al Terra del Colleone a Moscato di Scanzo. Per noi produttori bergamaschi è un evento assai importante perché Bergamo, essendo così vicina a Milano e avendo un calendario così interessante e folto a livello culturale, usando per l'appunto la Domus stessa come trampolino di lancio di questi eventi, ci porterà una visibilità tale che uscirà dai confini prettamente regionali. Noi produttori andremo ad animare queste 32 settimane con un appuntamento fisso dedicato ogni giovedì sera dalle 18:30 alle 19:30, dove il produttore stesso racconterà la sua storia e presenterà i suoi prodotti. Siamo quindi certi che troveremo un giusto canale di comunicazione con la regione. È fondamentale per tutti i produttori lombardi essere presenti con la propria regione all'interno del padiglione Vino Italia, perché per l'ennesima volta sarà un'opportunità importante per promuovere non solo i nostri prodotti, ma il nostro territorio. Non è un punto di arrivo Expo, ma è un punto di partenza. Pienamente d'accordo. Tante sono le situazioni che Bergamo e la Lombardia si devono preparare, tra cui la possibilità di essere nel 2017 la regione europea capitale dell'enogastronomia.